Trovo assurdo stendere la descrizione di una persona non conoscendo di questa nulla, se non degli atteggiamenti che rientrano in quelli di uno spazio televisivo. Mi hanno detto che tra le mie colpe c'è quella di avere l'età che ho. Grazie. Mi hanno detto che sono la persona più cattiva che abbiano mai visto. Niluka, tieni. Grazie. Che sono ridicola, livorosa, pettegola, falsa ed impicciona. Che faccio schifo. Mi hanno detto che sono volgare, inopportuna e che sono grassa, con il doppiamento che mi ritrovo. Sei lurida. Mi hanno detto che merito insulti peggiori di quelli che ricevo. Sei una psicopatica di me, dicono. Curati. E vergognati di come sei. Dovrebbero farlo anche i tuoi genitori. Ma scusi. Un secondo. Alcuni scrivono: chi credi di essere? Sei montata, scendi dal piedistallo. Altri invece ti chiamano, mi chiamano complessata, insicura di me. Odiano il modo che spesso ho di sedermi, che sono maleducata e che manco di rispetto, sedendomi così. Eppure davvero non capisco, perché non rientro nello spazio vitale di nessuno, sedendomi così, e se non dà fastidio alle persone che mi sono sedute accanto, o al pubblico presente in studio, o a te, Maria, e se fosse così ti prego di farmelo notare. Non capisco perché essere attaccata con così tanta ferocia per una cosa del genere, per il modo di sedersi. Leggi i commenti, stampateli e piangi, mi dicono. Non li ho stampati, ho solo letto e pianto, letto tanto e pianto tanto. Ho pianto per me, perché la mia colpa è avere 19 anni e non riesco proprio a fregarmene di quello che la gente dice, ma non ho pianto solo per me, ho pianto anche un po' per le donne, per le figlie, per le mamme e per le nonne che hanno scritto queste cose. E ho pianto per la mia di mamma, a cui chiedo scusa, che queste cose non le ha mai scritte a nessuno, ma che per colpa mia deve leggerle scritte su di me. Lo so, fammi sedere un attimo, il giornale non ce la faccio. Ti prego, fammi sedere un attimo. Lo so, che ci succede? Sento invidioso, Lo so, sono cattivo. fammi sedere un secondo.